Guarda che spettacolo oggi! Siamo qua con dei veterani del Vicentino, delle Piccole Dolomiti. Giuseppe, oggi che giretto facciamo? Siamo l'uomo e la donna, la porta di Campobrun e poi qua siamo là, cima Plische e poi nel ritorno decidiamo se fare il Forcellino e Plische oppure fare il passo Plische laggiù e passo Tre Croci detto dell'allora e giù alla Gazza di nuovo. Quindi piccolo giro ad anello. Sì, anello. Oh, guardate qua che giornatina oggi, spettacolare, qualche nuvoletta. Siamo in compagnia di Franco e della moglie di Giuseppe e qua giornata che promette bene. Adesso ti spiego, ha fatto un salto da uno di questi Ah, vai sì? nel 1980, praticamente ha fatto 600 metri di volo. Ah, con lo Ah, erano i sci! famosi! Non gli parli più di ghiacciai di neve, neanche sul dritto come qua, cioè basta, è finita. Racconta che del volo nel vaglio. Dopo possiamo forare aperto ora. Qual era? Qual era? Questo è il vaglio. Matto. Vaglio bianco, visto, quello grande, Sì, grande. questo qua. Ah. Ecco, vedi Siamo a più o meno, Coquille de perché adesso Saint-Jacques. sta a dire, Sì, più o meno dove c'è quel campo Sì, e quello là, ok. 50 in un posticino. Praticamente erano in cima a quello, sono Facile. venuto fin fondo qua. Aia! Diversi Eh sì! No, ma la più bella, Così in contati piedi. dopo quando che sei sveglio. Cos'era aprile? Ma siamo partiti da qua in fondo e lassù, perché d'inverno qua è una cosa sconvolgente, la neve. Dopo vedi frane che viene Maestro, sono cos'era marzo o aprile? aprile, Aprile. festa del papà, ed è il Oh. 9 marzo. Racconta però che c'è passato il più pesante prima dopo la roba dove attenere. Beh, dai, quando modo Ma io no, comunque in cima adesso veramente. in fondo, E dopo ecco. si cominciare il soccorso già lì, Ma praticamente. sono stata salvata dal blocco, già era enorme, non capisco il discorso. A un certo punto vedevo ancora le cicatrici qua. Questo non ricordo, perché il mona del dottore a Padova, mi ha portato qui l'elicottero a Padova, perché se vieni i militari in Monte Venda, e qui a Trento già era occupato. Allora se vieni i militari in Monte Venda, io fin fondo qua, con l'elicottero di aveva paura, gli ha portato qui slitte. No, e mi ha dato un par di punti, magari sarà un po' massa, poi quando mi sono accorto che ho detto basta fare il piccolo intervento, mi non ho più fatto niente, mi ho rotto. Guarda che arietta qua, e che panorama, e che panorama. Aspetta che faccio vedere, allora quello è l'uomo e la donna, L'uomo e la donna. quei due speroncini qua, è la prima tappa. Eccoli Una qua. roba da masochisti. Sì, tira parecchio Una barretta il non serve. sentiero. No, no, grazie. Tira, mai, non dà mai pace. E qua, guardate, l'uomo e la donna. Quanto siamo di camminata, Carla? Siamo a 2 km. Tutti in salita però. Tutti in salita. Dislivello ce l'hai? 370 in 2 km, più Di di 100 dislivello. di dislivello. Sono un po' più Simpatico. anche. Sì. Cima Mosca e praticamente la bocchetta in fondo, bocchetta Mosca, dove esce vai il colore. Che bello, infatti vedo il sentiero. Poi da in cima là se rimane buono, vediamo dal pista, vediamo anche la Carolica, Lega. Eh.
E ormai ci siamo qua all'Uomo e la Donna. Qua è bello fresco, posticino all'ombra, guardate che giornata, madonna, incredibile. Allora, sentierino quanto simpatico direi, tira, un attimo che devo attaccarmi con le mani, qua si scivola un po'. E stiamo facendo un tratto praticamente, vabbè, ci stiamo arrampicando con le mani. Tira come un maiale. Mamma mia ragazzi. Allora, credo di qua. Veramente tostino, eh? Veramente tostino. Dovremmo esserci quasi. Ormai vedo le due speroni molto molto vicini. E fortunatamente il sole si è un po' coperto, quindi c'è un po' di arietta e forza. Guardate che bello, sì, questo è il rifugio Fraccaroli, non so se si vede dal video, comunque Cima Carega, eccolo lì. Sì, vieni, vieni Franco. Qua? Sì. Lì, quella lì, la porta di Campobruno, c'è quella persona là, sì. Tabelle, la porta di Campobruno. Madonna che bello qua. Sì, è bellissimo. E qui è la croce del Prische. Ah, eccola là. E là in cima c'è il Prische. Siamo in cima l'altro giorno. E dopo se vuoi se puoi andare fino insieme a lui. Sì, 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 sì. Cosa mai? Si viene opposta a lui. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, appunto qua croce che si manda insieme un'altra volta. Sì, quella è l'Ovaraste. L'Ovaraste. Che è catena obante, giusto? Sì, sì. Catena, obante. Fumante obante. Obante. Bello, bello, bello. Sarebbe il sentiero 113 per Rifugio Battisti. Mamma mia che bello. Arrivi qua sopra, pensi di essere arrivato in cima, invece si apre tutta sta roba qua. Cioè, una roba incredibile. Bellissimo. Troppo esposto. Quindi è stato annullato questo sentiero? Vecchio. No, questo quello là è sopra. Okay. Questo è quello nuovo. Ah, ok, questo è quello nuovo. Qua vedi le tabelle nuove. Le cai di Valdagno con il centenario, quest'anno è il centenario, cai, okay. Valdagno. Sì. Ok, quello quindi è il sentiero nuovo che hanno fatto. Questo è il sentiero nuovo che scende dal Forcellino. Invece quello vecchio arrivava... Quello vecchio era sopra lì, eccolo lì. Ah, ok, eccolo là. Che adesso è in disuso. Okay. Aggiungiamo un'altra cosa, negli anni 60, poi si vede meglio scendendo da ora, un aereo dell'Aeronautica Militare qua sotto si è schiantato con la nebbia. Con i resti? No, i resti non credo che sia più. Più, via. No, perché si qui, sbaglio un minazio. Ah, sbaglio, sbaglio con quella. Che figata, cioè, nel senso che figata no, però è successo. E cosa si vede? Ma non si vede niente, ah. Sono notizie che ti do e basta. Insomma, ci sono resti, niente. Schiantato. Almeno che sappia io. Bello. E qua passi, vedi la mulattiera. Pare che l'hanno chiuso quei sassi. Sì, l'hanno chiuso quei sassi, esatto. L'uomo e la donna, eccola qua. Ecco. Le abbiamo passate prima, adesso non si vedono. Vabbè, passo Plische, quarto d'ora. Il passo. Ecco qua si è sulla strada adesso. Per il passo. Mi rispetto lì. No, no, devi su gattini. Sono su altro giorno, rispetto di neanche. Ma no, è nato, vuoi mia? Sì, Franco, ormai ci siamo, dai. Mia. Non tanto, tanto che c'è quello che mi ha parcheggiato, quell'Audi bianca mi ha parcheggiato. Mi avevo che non so porto. Aspetta, lì non facciamo una foto tutte insieme. Maestro. Con la Polaroid. Dai, andiamo su pian. Va bene, dai, via. Bravo. Madonna. Tranquillo. Ti vuoi eliminare? posso farti una domanda? Immaginavo perché avevo fatto due calcoli. 74 però... compiuti. E 5 mesi. Ah, sì. Sono 74 e 5 mesi. Quanti mesi sono? Sono in 5 mesi.
Ma io sei tranquillo perché se sua padre se non lo ha più. Ma quando andiamo a fare camminate lunghi montagna su per i Dolomiti, che arriviamo a casa distrutti, disintegrati, suo papà che aveva già 85-90 anni, che diceva guarda come che ti sei ridotto. Uri, mi hai sento posto, sento. Era un mito suo papà. È fantastico il papà di Franco. Mi rimetto l'anima, tu sì, però... Ma certo. Bello. Ah? Bello, 3 chilometri, bene, bella superficie. Ecco. Quella è la piana di Recaro Mille, quella là illuminata al sole. Quella sotto? Quella là, quella che vedi là in... Eccola là, dritto alla racchetta mia. Ah là! In fondo, sì. Ok. Questa è la cartina che poi porta giù a Marana, in fondo ci punta Marana. Ok, l'ultima. Quella è il rifugio Passo Pertica. Quella più in là di questo. Ah, quello lì. Ecco. E qua abbiamo tutto il panorama di Lessini. Stupendo. Allora praticamente per andare... Paradiso. Guardate che panorama incredibile. Oggi super fortuna, abbiamo visto anche il lago di Garda, eccolo lì in fondo. Mamma mia, bellissimo. Cima del Monte Plisce, veramente tanta tanta roba. E adesso scendiamo e andiamo a concludere il giretto ad anello. Bisogna fare un po' di attenzione qua perché c'è un sacco di sassetti e comunque è abbastanza ripido. Sì, bisognerebbe spiegare però che cos'è la paleofrana. Perché sta registrando. Che sarebbe quale? Esattamente? No, stavo dicendoti che, okay. Che si nota, vedi, è una paleofrana, vedi, okay. Il distacco da questa parete. Ok, no? Questo distacco. Le vedi benissimo dopo che passa il forcellino. Ok, che sarebbe la paleofrana, cosa sarebbe una paleofrana? Cioè, il distacco quando che la montagna si è innalzata. Ok, quindi questo viene chiamato paleofrana. Paleo? Appunto, le montagne sono vuol dire nel come paleolitico, certo. Eccetera, l'inizio. Inizio. Senti che meraviglia! Ad esempio riesco a trovare anche... Alex, facciamo un discorso che è piuttosto interessante. Per non mica solamente di geologia. Qua si streva il marmo grigio perla a brucite. Cosa vuol dire? Brucite era una venatura di minerale che ogni tanto trovavano, ma l'importanza non era la brucite in realtà, era il marmo, ma siccome conteneva anche questo minerale, che era la brucite, l'hanno chiamato marmo grigio perla brucite. Come si è formato? Allora, noi sappiamo che qua siamo sulla Dolomia. Mentre questa zona, la Dolomia si è formata dai 230 milioni di anni fa sul mare di Atlantide, mentre in questa zona, vedete quelle nervature scure? Sì. Quello è basalto. Allora, mentre la Dolomia si è formata 230 milioni di anni fa,
nell'Oligocene c'è stata un'esplosione di vulcani, e ha reso metamorfico la Dolomia e praticamente l'ha trasformata in marmo. Questa è stata l'eruzione del vulcano a causarlo. Il calore. Però sia chiaro, viene chiamato marmo tutto un sedimento che si presta alla lucidazione. In realtà il vero marmo è solamente quello di Carrara, che ha subito per metamorfismo all'inizio della sua vita. Avete capito? Qui ci lavorava 5-6 operai, tutti provenienti di Giassa, no, e quindi tutti cimbri, i famosi cimbri, praticamente della mia famiglia, che io, la mia famiglia è partita da Rosso, la famiglia cimbra di Arosso. Facevano le trivellazioni, no, le mine, perché non interessavano mica i blocchi di marmo come vedete da noi, sì, pianura eccetera, ma blocchi abbastanza piccoli, perché facevano sedimento, poi lo portavano giù così, facevano sedimento negli anni 40-50, che era di moda, delle palladiana. Avete presente quei sì, ho capito. Fondi, sì. Quei fondi prima della casa. Che erano tutti maculati. Palladiana. Poi adesso non le ricordo. Qui è stato solo un fattore di moda, diciamo, il bisogno di questo tipo di. Quando è piccola è la veneziana. Okay. Cioè, tutti di marmo piccoli, bianchi e neri, no? Era veneziana. Quando sono più grandi come questi, la chiamavano palladiana. Allora, il nero, il bianco, veniva portato giù a così. In fondo là c'era un camion, lì c'erano i carrelli che portavano giù i materiali, e poi venivano non so quante tonnellate al mese, no? Ecco, che venivano, perché era di moda. Ok, cosa. Quindi solo un aspetto di moda. Di moda, e qui lo trovavano, capito? Lo rompevano tutto per la tendenza. Esatto. Veniva nelle fabbriche tagliato, dopo sì, certo, lavorato. Lavorato. Era, veniva tagliato. Eccolo qua, quindi quello passo Zevola. Passo Zevola. Eccolo là. Passo Zevola. Dove c'è il monte Zevola, giusto? C'è il monte Zevola. Che sono stato io. Adesso dove siamo diretti? Passo Tre Croci, eccolo lì in fondo. Passo Tre Croci. Ah, eccolo lì. Eccolo lì. Anche della Lora. Della Lora. Ah, è lo stesso praticamente. La stessa cosa. Ok. Vela, passo Tre Croci o passo della Lora. Andiamo qua. Provincia di Trento. Siamo in provincia di Trento qua. Da Vicenza a Trento. Questo sembra il lago secco. Piane volto. Aspetta, giovane. Ehi. Sì. Ma tante volte fotografare orchidee. Questo sentiero qua? Questo qua. Sì. Mentre questo e fa tutto il giro da quel monte là. Tutto il giro e viene su all'altra parte. C'è poi una tira da nuovo da guerra. Là. Quindi là c'è il rifugio Revolto. In fondo c'è il rifugio Revolto. Come ho visto da cima. Esatto. Sì. Dove ecco. Volevamo andare noi? Qua partono veramente un sacco di sentieri, zona veramente bellissima e dove c'è la possibilità di fare giri infiniti. Eccolo! Rifugio La Gazza! Finalmente, ragazzi, che giornata incredibile! Che bello! Un giro fantastico! Lauro! D'accordo, si arriva su al rifugio, si mangia. Però te contagni anche una faccenda pornografica oggi. Siamo arriva qua, si mangia, conoscevano bei gestori, Tecchio, Foreto, sì. Eccetera. No. Mangiamo, beviamo, poi ci sentiamo di fuori.
e ora fa l'auro. E ora mi sempre in maglietta e braghe curtissime. Mudande. E io la camicia di frustagno a quadri con le braghe a slava di frustagno. Oh Maria, quelle alla zuava, quelle sì. Con il blocco qua. E ora che ho detto, beh Franco, che detto, avevo mangiato tanto, ho detto, e fermo due passi per lì. Fermo due passi, che muoito non si muovemo oggi, fermo, solo mangiamo, beviamo e basta. Vabbè, ho detto, ma fa due passi, sono partito, ho fatto il sentiero là, siamo in fondo del bosco dall'altra parte, siamo in cima là, siamo in cima ai monti là, per pastoristie, no, a un certo punto Lauro, a quel tempio che chiamavano Nicotina, Nicotina, tra le altre e Gotti. Era tremendo, adesso fa finita poi. E mi Franco ha detto non posso più, agona se, no. Ha detto, se, torniamo su, no, ha detto, bianca bevemo prima. Ha detto, mentre si rifugia prima, Bertagnui, dall'altra parte, dall'altra parte della montagna, e ora parti. No. Fa tutto il giro, va su Bertagnoni, viene parte di bicchiere di vino, dopo torna su, ha detto, è scuro, stava scomparendo a scuro, ha detto, che femo? Ha detto, ma femo a ferrata? No, così, mudando. Ciappa la ferrata, ma vedi qui i tempi, volavano, fate la ferrata, viene su. Ma non avevi il kit, è libera? Non so, risare alle 8. Vero Franco? Non te avevi il kit dietro? Ah. Che niente? No, no, niente, libera. Senza zaini, senza niente. Senza niente, così. Dane, arriviamo qua al rifugio, così la gestione qua, la signora, mi fa... E perché hai detto che conosco, pensavo fossi scappato via, non so pagare il conto. Non fate ancora pagare. Però vedete, se trovate, no, non fate niente di male, no, c'è una farmacia, eccetera, no. Pensa... Sì, è roba da contare, che insomma, che fatto di passo, fare che giro più a ferrata, senza imbrago, senza casco, senza niente, che c'era Biaso Sassi, era qui i tempi. Con questi individui che sono circolati in montagna, gli incidenti sono anche pochissimi, sono pochi. Eccoci qua in chiusura, eccoci qua. Allora, siamo partiti dal rifugio La Gazza, eccolo qui, per poi... prendere il sentiero che porta l'uomo e la donna, che sono questi due speroncini qua. Arrivati sopra, siamo arrivati al passo Plische, e quindi alla cima del monte Plische. Poi siamo scesi e abbiamo preso il passo Tre Croci o della Lora, e siamo scesi praticamente qui. Giornata fantastica, con veramente delle persone fantastiche. Tra l'altro Franco e Giuseppe li abbiamo conosciuti sulla cima a Cornetto, dove casomai in descrizione vi metto il link del video, e poi insomma abbiamo mantenuto questa bellissima amicizia, e ogni tanto quando abbiamo la possibilità, il tempo, facciamo queste bellissime escursioni insieme. Loro qui sono i sovrani, perché veramente sono del posto e quindi conoscono veramente tantissime cose. Tra l'altro Franco è anche un geologo si dice? No, beh, insomma, sa molto di geologia del territorio, e quindi ci dà delle chicche veramente interessantissime sul posto e su proprio la morfologia di tutto il territorio. E quindi è bellissimo andare via con loro, perché oltre a fare escursioni molto belle, comunque ci sono dei cenni sia storici che importanti del posto, che comunque valorizzano poi tutta l'escursione, ecco. Stiamo gustando le ultime ore di sole, c'è una pace incredibile, il posto, vi faccio vedere perché a parole insomma non rende. Questa è Cima Lovaraste, guardate qua dove siamo stati, anche qui vi posto magari il link del video. Sono posti veramente magici, piccole Dolomiti nel Vicentino, siamo vicini a casa, però
sono posti veramente incredibili, belli, c'è una pace incredibile, sentite l'arietta, va bene, basta, non dico più niente perché... Le parole sono descrivono... No, è tutto in più. Tutto quello in più. Si prova. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video e ci vediamo insomma alla prossima. Grazie per la visione.